eccoci qua in area YouTube del convento Venerdì Village con la nostra sposa. Uè! Come ti chiami? Elena. Da dove vieni? Novellara. E chi è il ragazzo che imparta te in questo momento? Stefano. Stefano, ma quello con le braghe il blu? Il mio valletto. Il tuo valletto? Sì. Ok, sì. E quello con la maglietta nera? Sì. E quello a dorso nudo chi è? Un amico. Un amico di Stefano? No, mio. Ah, un tuo amico. Quella. Amante si chiama. Ah, è l'amante. In Emilia si chiama Amante. In Emilia si chiama... Incredibile, colpo di scena. Si chiama Collega. Collega, collega, ecco, così un nome. Quindi tu sei venuta qui a festeggiare il tuo addio nubilato. Sì. Hai richiesto espressamente il nostro valletto Stefano. Esatto. E in più ti sei portata da casa anche il collega. Quella, ma era per fare il confronto dei pettorali e degli addominali? No, no, è perché uno non è mai abbastanza. Wow! Quindi tu stasera hai anche esaminato molto bene il pettorale, giusto? Tutto, tutto. Hai avuto a che fare col pettorale? Sì. Ma hai avuto a che fare anche con la Nutella? Anche con la Nutella? Anche con la Nutella, sì. Perché lì in Emilia cosa si fa con la Nutella? Ma tante cose. Tante cose. Cioè, sì. Qua da noi di solito si spalma sul panino e si mangia. Dappertutto si spalma. Ah, tu l'hai spalmata dappertutto. Stefano, confermi? Confermo. Infatti sotto sono ancora sporco. Addirittura? Sì. Quella, lì. E lei si sposa il 22 dicembre. Esatto. Wow. Con? Non te lo ricordi più. Con chi? Simone. Con Simone. Facciamo un saluto anche a Simone. Ciao Simone. Vuoi mandare un messaggio? No, no, fa lo Io stesso. Però ho una domanda in diretta per Simone da sì. fare alla Elena. Dai. Scambieresti Simone per due uomini, per me e il ragazzo della palestra al mio fianco? No. No. Altra domanda, questa per me risponde. Per una notte di sesso me e lui rispetto a Simone? No. Ha detto una bugia, mi sa. Si è visto com'era decisa e convinta. No, adesso guarda. Non li passa neanche per l'anticamera della testa. Assolutamente fedele. Quella, che roba. Si vede dalle antenne che è fedele questa ragazza. Sì. Ah? Poi hai un cartello lì stappato sul petto che c'è scritto, facciamolo vedere. Dice tutto. Ce lo dici in dialetto? Cerco Usel disperatamente. Quella, fammi la faccia disperata. Più disperata? In bresciano si dice Osei. Uè, fammi vedere che l'hai trovato. Si merita di cantare. Sì, sì. E cosa ci canti stasera? Primavera. Proviamoci, dai. Ma c'entra il discorso del cervo primavera qua? Certo. Il cervo c'è sempre, il cervo. Mamma mia, wow. Allora la nostra Elena da dillo tu il paese. Novellara. Novellara, provincia di Reggio Emilia. E il nostro valletto Stefano, il valletto ufficiale del convento, nonché proprietario di casa di area YouTube, Esatto, ecco esatto. Ah, sì? Eh sì, è tutto mio qui. Tra poco anche il convento. Che fate? Respirate voi adesso? Primavera. Vai, vai. Parti te, ti do l'onore di partire. No, no, no. La primavera. Respiri. Adesso parte. Accendiamo anche fuori, dai. Dai Sandrino, dai. Sei pronta Elena? Ci sentite ragazze? Dai, le amiche qua da vicino, fuori! Qua vicino alla porta. Qui sentite meglio. Sabato mattina ancora a scuola. L'ora ormai finita e la mia mente va. Una settimana intera oggi lo vedrò. Io come mi manca giuro non lo lascerò. Un'uscita con l'amica Isadì. Lettere nascoste di segreti anche per Simone e gli appuntamenti alle 4 sotto al bar con il motorino fino al centro giù città. Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Nai nai na. Siamo come i fiori prima di vedere il sole a primavera.
Non sento le amiche. In catene di felicità. Creiamo nuovi amori. Aspettando che sia primavera. Per Simone stasera la tua Elena è tanta roba. Come la Nutella. Mano nella mano a camminare. Occhi nei tuoi occhi, amore, amore. Cuori grandi sopra i muri disegnati. Con i nostri nomi scritti innamorati. Mari di promesse fatte insieme. Una volta. Petto che vorrai. Un arrivederci dove e quando non si sa. Stesso posto, stessa ora, centro giù in città. Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Nai nai na. Siamo come i fiori prima di vedere il sole a primavera. Se sei convinta anche a sposare Simone come canti, è messo male. Siamo come i fiori prima di vedere il sole a primavera. Nai nai na. Ci sentiamo prigioniera della nostra età. Con i cuori in catene di felicità. Respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera. Simone, compra la Nutella alla tua Elena, è ufficiale. E vendala soprattutto, che gli piace. Non so per cosa. Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Nai nai na. Siamo come i fiori prima di vedere il sole a primavera. Eccole inquadrate le amiche della sposa. Tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi. Sono tanta roba anche loro. Tu dimmi non mi lascerà. Io non ti lascerò. Tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi. Tu dimmi non mi lascerà. Io non ti lascerò. Tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi. Tu dimmi non mi lascerai, io non ti lascerò. Wow! Uè, un applauso anche da fuori, dalle amiche. Sì, l'hai detto veramente convinta, non ti lascerò mai, vero? Dedicata a Simone. Dedicata a Simone. Ma non a me. Ma non a Stefano. Ah. Stefano, posso dire a Simone che prosegue il nubilato? Ah, prosegue? Certo, fino a domani mattina. Fino a domani mattina. Come quindi, dice la mia amica Elena, sì. Bisogna piccare il ferro fin quando è caldo. Ah, dici così lei? No, me l'ha detto prima, dillo, sii onesta, mica vero? No, non è vero, non sono stata. È timida, è timida. Quindi lei al tuo paese praticamente ferri i cavalli, praticamente, fai quel lavoro lì? Esatto, sì. Ok, ok. Allora ti abbracci al tuo valletto. In che posizione? Ah, normale. All'altra che fate prima, scusa, vero? Sì. E mi mandi, dai, un messaggio in camera e un saluto. Vai col bacio. Io Simone, no. No. Lei? Dai. Ok, vai. Ok, vai. Quella. E il messaggio. Ci sta anche il messaggio? Sì, dai, un messaggino veloce. Allora, dimmi un pregio e un difetto di Simone. Vai. Un pregio. Che c'è la grosso, il difetto? Il difetto è testardo. Allora. Io invece dimmi un pregio su di me. Abbondante. E il difetto? Bisognerebbe averne di più. Ha detto che bisognerebbe avere di più di valletti, intendi? Sì. Ok, proseguiamo quindi il nubilato domani mattina in regione Emilia Romagna. Ok, facciamo un saluto. Facciamo un saluto? Sì, volevo ringraziare le mie amiche. La suocera? Amiche. No, ah, le amiche. Ah. Le amiche che sono qui? Le amiche. Grazie. Ah, le inquadriamo, eccole lì a Bombal, salutano che domani mattina devono andare a lavorare. Perché c'è una già che mi odia, che mi ha detto Stefano, calma, fino alle 3 mi tieni qua, devo andare a lavorare domani mattina. È un avvocato. Ah, è un avvocato. È un avvocato delle cause perse.